Il Signore viene due volte, ha ricordato questa mattina a Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino, celebrata nella Cappella di Casa Santa Marta. Viene nella sua nascita fisica, che commemoriamo in questi giorni, e verrà alla fine a chiudere la storia. Ma San Bernardo ci dice che ce n'è una terza. Ce n'è una terza venuta del Signore. Quella di ogni giorno. Signore, ogni giorno visita la sua chiesa, visita ognuno di noi. E anche la nostra anima entra in questa somiglianza, la nostra anima si assomiglia alla chiesa, la nostra anima si assomiglia a Maria. I padri del deserto non dico, dicono che Maria, la Chiesa e l'anima nostra sono femminili. E quello che si dice d'una, analogamente si può dire dell'altra. La nostra anima è in attesa. In questa attesa per la venuta del Signore, un'anima aperta che chiama: Vieni, Signore. E mi domando: siamo in attesa o siamo chiusi? Siamo vigilanti o siamo sicuri? in un albergo nel cammino e non vogliamo andare più avanti. Siamo pellegrini o siamo erranti? Per questo la Chiesa ci invita a pregare questo viene, a aprire la nostra anima e che la nostra anima sia in questi giorni. Vigilanti nella testa, vigilare cosa succede noi, se viene il Signore, se non viene, se c'è posto per il Signore, o c'è posto per feste, per fare spese, fare rumore. nostra anima è aperta, come è aperta la Santa Madre Chiesa e come era aperta la Madonna. Ora nostra anima è chiusa e abbiamo attaccato sulla porta un cartellino molto educato che dice si prega di non disturbare. E oggi ripetere tante volte vieni e cercare come la nostra anima, che non sia un'anima che dica non disturbo, no, che sia un'anima aperta, che sia un'anima grande per ricevere il Signore in questi giorni e che incominci a sentire quello che domani. Nell'antifona ci dirà la Chiesa, sappiate che oggi viene il Signore e domani vedrete la sua gloria.